E salve a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video di Pacific Drive. Che cos'è Pacific Drive? Allora, è un gioco di sopravvivenza e esplorazione in chiave, non direi horror, quanto più inquietante, e in cui dovremmo praticamente andare ad esplorare questa zona che dovrebbe essere il nord-ovest degli Stati Uniti, dove è successa roba strana, ok? Dovremmo andare effettivamente a capire che cosa è successo, esplorare questa zona che è una zona di esclusione e andare appunto a scoprire tutti i suoi segreti, cosa è successo e perché è successo. E dovremmo farlo con la nostra macchina, che è il nostro unico compagno. Di recente questo gioco ha preso davvero, mi ha preso, ha attirato molto la mia attenzione, quindi ho deciso. Generalmente non faccio questo tipo di video. Porterò un long play in cui registrerò per boh, un'ora e mezza, due. Cercherò di fare davvero pochi tagli. Quindi ci sarà da ridere perché mangio metà delle parole che dico. E quindi rideremo tutti insieme. E per aggiungere un altro livello di, non lo so, e per aggiungere un altro livello di discomfort, ci sarà la webcam. Ditemi poi alla fine di questo video se volete che la tenga, se la tolgo. All'inizio adesso la vedete più o meno metà dello schermo sulla destra, poi la metterò in alto a destra, così che non copra nulla di particolarmente utile. Se dà fastidio, la tolgo, tanto io sono comunque qua. Fa caldo, c'è il ventilatore, quindi non me ne vogliate. Se si sente un po' di rumore di sottofondo, senza perdere altro tempo, io inizio e ho già tolto la modalità. Cioè, ho già abilitato la modalità streamer in modo tale che ci possiamo godere effettivamente la musica che ho già sentito, è molto bella, senza problemi di copyright. Senza perdere altro tempo, io direi che iniziamo. Mi sono appena reso conto che la webcam non era dove ho detto. Aspettate, ecco, Pacific. Ora si vede Pacific Drive. Ok, il gioco non è tradotto in italiano, quindi cercherò di farvi traduzioni on the go. Sperando bene, considerate che mangio le parole in italiano, figuriamoci doverle tradurre. Però, insomma, cercherò di fare del mio meglio. Nel 47 la penisola olimpica è diventata una zona per una nuova tecnologia molto promettente. Niente, non sono riuscito a leggerlo nemmeno. Praticamente sono successe cose strane e nel 55 il governo ha stabilito appunto una zona di esclusione, la Olympic Exclusion Zone. Per 30 anni si è espansa e poi il governo ha deciso di bloccare gli accessi. Cos'è successo all'interno non è mai stato rivelato. Siamo noi gli scemi che devono entrare a capirlo. Arda. Stay on the roads. Dobbiamo stare sulla strada. Vai, 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 sto guidando. È il 98. Vai, velocissimo. Sono a sud della barriera. Ok. Vai così. Bella la musica. Ma che buche! Sembra di stare a Sanremo. Posso suonare? Sicuro? No, ci ho provato. Io adoro davvero questa ambientazione. Per poco non me ne vado contro il guardrail. Ok! Giuro che guido meglio di così nella realtà. Wow. Madonna, è enorme sto muro. Che ambientazione.
altri giochi hanno questo tipo di ambientazione, per esempio The Last of Us, che è uno dei giochi, che è uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. E nemmeno l'ho giocato, cioè l'ho solo visto giocare. Qua ho letteralmente le stesse vibe. Scusi, ma le luci? Ah, ok. Allora, non si vedeva niente. Comunque, no, non per dire, 5 minuti fa c'era il sole. Ah, ok, è quello che ho appena fatto. Con Z si fa. Bello. Madonna, sto andando velocissimo. Mi pianto. No, piano. Sta scodando. Che succede? C'è un albero giù. Non prende più la radio. Metti Radio Maria, quella prende ovunque. Ok. Immagino di dover andare a sinistra. Warning. E non si legge nulla, quindi sicuramente non sarà importante. Ne sono certo. Belle strade. Questo qua deve essere il bordo della zona di esclusione. The fuck is... Sorry, what? Non ho capito, perdonami. Iniziano le cose strane di cui vi parlavo all'inizio. Boia, oh. Piano. Io cerco di evitarle perché non so cosa fanno. E onestamente i lavori delle sospensioni costano. Sì, va bene. Ok, sta peggiorando molto la situazione. Aiuto! Oh boia. Ma che cos'è questo? Cioè, si è spenta. No. Scusi, dove sono? Il muro c'è ancora, è fin qua. Tutto a posto. Ah, questa è la mia macchina. Ah, sono nell'Olympic Exclusion Zone. Devo trovare un metro di trasporto. Boing. Sei libera. Vai, non fermarti mai. Questo è ciò che rimane della mia macchina. Boing. Ci ho tirato una bella craniata, eh. Vai pure con lo sprint. Siete tutti liberi, andate. Ok. Cosa sta succedendo? Sentite anche voi questo sapore metallico. Vabbè, ciao macchina, è stato un piacere guidarti per questi 5 minuti. Sì, non è il massimo in realtà, eh. Vai, di qua. Control. Giù, così, vai. E si va di qua. Spazio si salta, immaginavo. Fin qua, come tutti i giochi normali. Vai, prendi a calci tutto. Vai, infierisci. Pure a calci. C'è qualcuno? Avrei giurato di aver. Ok. Macchina. C'è qualcosa che non va bene con il radar. Questo qua è il mio metodo di trasporto, mi sa. Una nuova macchina. Una ruota. Ok, suppongo di dover prendere la ruota. Perfetto. Grande. Get in the car. Vai.
Entriamo in macchina. Let's go. Ok, tutto bisogna fare. Ok, giusto, giusto. Let's go. Ah, ok. Sì. Ciao, Tobias. Siete in quella zona lì, ok? Sì, ti sento. Sì. Più o meno, mi dice dove sono, praticamente. Ok. Sono io qua fuori. Io ho preso la prima in fondo a destra e sono andato. Ok, va bene. Sì. Sì, mi sento, ciao, ciao. Mi sentite? No, non mi sento. Ovviamente, non mi sentono, personaggio muto. Ah, yes, non ho un trasmettitore. Sì. Ti stanno chiedendo se sono dall'esterno e sì, sono dall'esterno. Ok. Siphon fuel. Devo uscire. Oh, dove va la macchina? Metti il freno a mano. Ok. Mi sta dicendo che c'è l'instabilità che sta arrivando e che c'è una zona sicura più vicino, cioè qua vicino. Ok, e di raggiungerla molto velocemente perché l'instabilità non sarà il massimo. Meno male che non ho dovuto mettere la bocca per sifonare. Ok. E poi mi dice che devo guidare verso est per trovare appunto un rifugio. Sorvolo sul dove ho preso questa tannica di benzina e dove la sto per rimettere, ma ok. È tutta appiccicosa. Ok, ok. Ok, no, no, ok, ok, ok. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Vai. Let's go, let's go. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai tranquillo. Oh madonna, ragazzi, oh madonna. Di nuovo quel sapore metallico. Madonna. Non penso mi faccia bene. Sono fortemente irradiato adesso. Praticamente hanno appena rilevato un remnant. Che non so cosa sia. Ah, ok. Allora, io... Oh, l'ho messa di traverso. Praticamente questo remnant ha preso la forma di una macchina, che è questa macchina. Ho appena fatto la fiancata. E se ne sono resi conto che siamo insieme. Cos'era quello? Oh, no, no, no. Va bene. Vai, sfondalo, sfondalo. Meno male che si poteva sfondare. Ed eccoci qua. Sfonda pure questo. Ok, di qua. Perfetto, siamo arrivati. Quella è la mia ruota. Ok. Questa è la mia ruota. Scusi, posso? Ah no, si è proprio rotta. Inutile ruota. Inutile. Buongiorno, c'è qualcuno? Chiudi, bravo. Flip the breaker switch. Buongiorno, c'è qualcuno? Un po' di coca, grazie. Dove sei? La mia coscienza. Ma da dove sta parlando? Qualcuno si è reso conto di noi, ma non hanno voglia di fare nulla con noi. Stanno parlando quelli che ci hanno beccato prima a questa qua adesso. Io prendo tutto.
Put on mechanic side. Pick up the... Devo prendere questo headset che è qua dietro, ok. Now, if you do not comply, I will occupy this broadcast channel with a recitation of the entire collection of poems I've personally written. That's 10 years and 17 volumes. 10 anni. Does that voice cut like a nail gun to the skull? Okay, quando volete. Another breacher, huh? Tend to your wounds at the first aid station. Okay. And I didn't build that 300 meter wall out there for fun. Unless you're one of the unfortunates who got zapped through. Esattamente, sono proprio io. Volevo soltanto portare un pacchetto. E non ce l'ho fatta. You're trespassing and I'd kindly like you to get the hell out of my zone. Ok, grazie, ma ho bisogno di una mano, per favore aiutami. Eccola qua. The barrier wall is as fortified against breaches trying to get in as it is against anyone or anything trying to leave. Devo portare la macchina dentro adesso. So you might as well start by fixing up that car. Just don't break anything in my shop with those soft hands of yours. Ok, farò in modo di non spaccare niente. Praticamente a lei non frega niente che noi siamo... chi siamo, da dove veniamo, basta che ci leviamo dalle palle. Considerando che non ce ne possiamo andare, ha detto vabbè, stai, basta che non rompi niente. Ok. Drive the car into the auto shop. Non va bene ancora, la devo mettere un po' più avanti. Ok. A posto. Quindi, cosa devo fare? Costruisci una porta di rimpiazzo. Va bene, come? Blueprint. Porta grezza. Mi servono queste cose qua. E la metto in checklist. Va bene. Raccogli gli oggetti che ti servono per costruire la... ok, la porta. E devo controllare questa macchina qua. Ah, oh, yes. Controlla. Serve una pry bar. Un piede di puerco. Perché mi dai le informazioni a spizzichi e bocconi? Un kit da meccanico. Una pry bar. Ok, e... del nastro adesivo. Perfetto. Quindi adesso che ho il piede di puerco posso aprire qua. Va bene, vai. Furto con scasso. Che cos'è? Pezzi di vetro. Pezzo di vetro. E dei flare da strada. Ok. Ok. Vai a cercare qua nel cassonetto della spazzatura. Va bene. Come, scusa? Wow, 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 wow. Che figata. Vai, prendi. E uno scrapper. Che serve per fare a pezzi cose, suppongo. Wow. Vai. E mi dai i pezzi. Ok. Benissimo. Vai, vai tutto a pezzi. Mi piace, mi piace. Questo gioco soddisfa la mia voglia di fare a pezzi cose. Lo provo già. Io non so nemmeno cosa sto prendendo, sinceramente. Ma ok. Bello. Fino ad ora abbastanza semplice e intuitivo. Troppi dialoghi, però... ci sta. Se fossero stati in italiano sarebbe stato più semplice. Più che altro perché non riesco a tradurli in tempo. Faccio sempre il riassunto. C'è altro? No. Infatti mi dice di andare a costruire una porta grezza. Come si fa? Qua al tavolo. Quindi, blueprint, crude door, craft. Grande. Quindi adesso la metto qua, giusto? Sì, qua. Grande. Ok, devo riparare il resto della carrozzeria. Prendi l'impasto da riparazione. Ok, questo qua, ok. Questa è un'altra ruota di scorta. Kit di primo soccorso. E dei reagenti chimici. Non ci sta qua? Vabbè, ok, non li prendo. Ok. Repair party.
Devo riparare il resto della carrozzeria. Così a caso? Va bene. Che cazzo è? Così. Ah, sopra. Oh, però ha funzionato. Ah, piati un po' di sbob. Ok. Fa miracoli sta roba, tra l'altro. Sì, ok, però se non c'è niente non puoi effettivamente ripararlo. Praticamente sta porta è tenuta su da Dio solo sa cosa. Ah, ne ho consumato parecchi, ok. Bene, bene, bene. Oh, com'è nuova. Com'è nuova. Qual è il problema? Com'è nuova. Perfetto. Riparata. Devo scansionare la ruota a terra. Fix ceiling kit. Ok. Devo utilizzare un kit di un kit sigillante. Oppure rimpiazzarlo semplicemente e dire che ti rimpiazzo. No, non è questo. Potresti toglierlo per favore. R. Perfetto. Vai via. Nessuno ti vuole bene. Inventory full, vai. Ok, grazie. Benissimo. Problema risolto. Ok. Devo scansionare questa ruota qua. E devo utilizzare un mechanics kit che, guarda caso, ho già. Così. Wingardium Leviosa e la ruota sta a posto. Fammi riparare anche la ruota con un po' di mozzarella. Eccola qua, perfetto. Devo installare degli scatoloni. Ah, degli scatoloni. Cosa serviranno gli scatoloni? Per fare i traslochi, probabilmente. E un tappetino da crafting. Ok. Che suppongo mi servirà per fare tutti sti lavori quando sono fuori. Non so dove. Ok. È un prototipo di qualcosa. Un dispositivo ARC. Ok, devo mettere questo dispositivo ARC ovunque sta. Che è un suo prototipo di questa dottoressa Oppi. Lei. Stai davanti con me. This beauty won't just be your tour guide. It's your North Star and the only way back to safety. Ok. You should consider it the Father, Son, and Holy Spirit if you plan on staying alive. Ok. How important this thing will be. È una cosa abbastanza importante perché mi farà da guida e tant'altro. Nessuno te l'ha chiesto. Ok, va bene. Grazie, I guess. Allora, raccogli lo schema per costruire cosa? Gli ingranaggi. Ok. Ha scansionato così con gli occhi. Ha imparato, yes. Perfetto. Ora so parlare il mandarino. Utilizza la pompa di benzina per fare rifornimento. Oh, e questo lo so fare pure io. Grande. Ok, perfetto. Vai. Allinea la macchina. Ok, è già allineata. Charging station, vai. Carica. A posto, la macchina è pronta. Non sarà bellissima, ma è mia. È la mia macchina. È la prima macchina. Vai, cosa devo guardare? In questa zona la materia ha perso la capacità di rimanere nella sua forma fisica. Scusa, sto parlando. Le cose cambiano. Un miglio di erba può diventare 10 miglia di palude e lo fa costantemente. Ed è causato dall'instabilità. Completamente circondato. Ok. Questa qua è una zona stabile. Devo costruire una nuova antenna per capire come uscire.
perché sennò non riusciamo a capire dove sono le zone stabili. Le zone stabili. Okay. Non è che ho tanta scelta, quindi let's go here. After making contact with Oppy, plan your first route. Ok. Bene. Fantastico. Non ci ho capito niente. Allora, quindi ho kit il primo soccorso. Ah, perché questo qua è il mio zaino. Ok, benissimo. Quindi ho del metallo di scarto, dei flare stradali, delle paperelle di gomma. Ah no, è gomma. Questa qua è proprio gomma. Ok. Ah, facciamo una cosa. Tutte queste cose piccole le teniamo sui lati dello zaino, mentre le cose grosse, tipo questa cosa metallica, le teniamo qua. Questa qua è un'altra cosa. A sbobba per riparare. La chiameremo sbobba da riparare, perché ragazzi non mi viene in mente altro. Bene. Logbook. Car abilities. Ah, ok. È tipo una piccola leggenda questa. Fantastico. Wow. Quanta roba. Oh mio Dio, quante informazioni. Mi dice tutte le cose che ho incontrato finora. Sarà complesso probabilmente. Do we care? Absolutely not. Get in the car. Sono passato dentro la portiera. Ah, ok. Pensavo stesse indicando una bombola lì. Vabbè, ma che cosa è diventata sta cosa qua? Accenditi. Vai. Let's go. Andiamo. Musica, grazie. Niente musica. Whatever. As you wish. Stavo già andando contro il guardrail. Bravo me. Oh. Ora sono uscito. Ah, ok. Pensavo di dover guidare per 3 ore, invece no. Vai, viaggia. JCT5. Non ho capito dove sto andando. Devo fermarmi a leggere. Unica pecca davvero che non è stato tradotto. Faccio quello che posso, davvero. JCT5 Radio Station. Sono in una foresta. Bello. Grazie. Abbiamo bisogno di un po' di roba per costruire l'antenna. Ok. Ok, praticamente devo trovare dei rimorchi che hanno dei generatori che usano plasma, oppure delle antenne, zappers, che non so cosa sia. Esatto, tipo quello, secondo me. Ok, perfetto. Spegni tutto. Esci. Piove, quindi stiamo attenti. Find the scanner plasma generator. Cos'è quella roba laggiù in fondo? Non mi piace. Scansiona. Serve un martello da impatto. Grazie. Devo costruire un impact hammer. Su blueprint, impact hammer, gear, gas cylinder e scrap metal. Vai, perfetto. Metallo ce l'ho già. Ok. Devo trovarlo, assolutamente. Ah. Questo è? Tessuto. Fantastico. Gas cylinder, quello che mi serviva, chemicals. Grazie, mi sta dicendo vai, fai razzia di qualsiasi cosa. Pianificavo, l'avrei fatto lo stesso, sinceramente, anche senza me lo dicessi te. Batteria da 9 volt. Con T si prende tutto. Comodo, l'ho letto ora. Hai visto che bravo che sono? Sì. Già. Questo, grazie. Si stanno parlando di nuovo. Non sono molto amici, eh.
And no, I'm still here. Lim lies. Però aspettate, io l'ho trovato il gas cylinder. Perché sento cose e non mi piace? Ok, allora, impact hammer. Mi servono le gear. Che però posso fare. Eccole qua, infatti. Vai, crafta, crafta. Impact hammer. Crafta. Benissimo. Inventario. Ah, ce l'ho già in mano, ok. C'è qualcosa che non mi piace. Ho aumentato anche un po' la luminosità perché ho visto che era un po' bassa. Wow. Bene, grazie, prendo tutto io. Devo ancora prenderne altri, ok. Lampada al vapore di sodio. No, per questa serve lo scrapper. Mi piace già sto gioco. Posso davvero dare fondo alla mia volontà di spaccare cose. L'unica cosa è che ho l'inventario pieno, quindi secondo me è il caso di svuotarmi. E indovinate un po', servono proprio a questo. Queste cose qua. Questo scatolone. Bene. Ok, grazie, sì, dammi tutto. Ce l'ho un po' di ansietà comunque, eh. Sento costantemente sti rumori di qualcosa che svolazza. Con Giuda. No, assolutamente no. Adesso mi vuole fare tutto lo spiegone su che cosa sono i remnants. Dai, va bene, fallo. 60 secondi. Va bene. Ma... They bind themselves to people and you're the latest victim. Okay. You and the car are inseparable now. So get io e la macchina siamo inseparabili adesso. They become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind until they go crazy and run off into the zone with it. No one has ever been able to resist its siren call. That fixation is probably worming its way into your brain as we speak. This is the first time we've ever got our hands on one. But we know all about the past remnants and oh gosh, this one time it materialized as an old cop. Okay, si parlano effettivamente tanto. Grazie. I'm splitting the transmissions going to your receiver. Grazie, Oppi, seriamente. Needs will broadcast directly and immediately to your radio and headset. Anything not mission critical will be on a low priority frequency. Grazie. Those transmissions will be recorded and indexed for you to listen to at your leisure. Grazie mille. And by low priority, I mean just about everything that comes out of Tobias's mouth. Sì, l'ho intuito pure io che questo Tobias non è esattamente la persona più intelligente del mondo e soprattutto che parla come se non ci fosse un domani. Quindi grazie mille davvero. Praticamente non scorre buon sangue tra queste persone che si stanno parlando. E ha ragion veduta, perché sotto bias non fa altro che parlare. Ci ha appena spiegato che il Remnant, che è la macchina che abbiamo noi, si sta legando permanentemente a noi. E questo significa che inizieremo a peggiorare mentalmente insieme. Fino a che appunto non sbroccheremo. T'ha rotto! T'ha rotto lo scrapper. Ne vado a fare un altro. Ok. Il blueprint, scrapper, crafta. Grazie. Ah, è la colonna sonora. Io pensavo fosse tipo qualcosa che volava sopra. Invece no, è la colonna sonora. Vai, vai a pezzi sta macchina che mi servono. Pezzi, appunto. È uscito il sole, che bello. Un po' meno creepy così. Scusa, ma non è che tu c'hai anche un po' di carburante? Ho mosso qualcosa. Non va bene queste cose. Che c'ho l'ansia poi. Sta crescendo qualcosa sopra quella casa lì. Non trovavo più il bocchettone del carburante. Ok. Boom, boom, boom. Vai, vai, vai. Dammi tutto il tuo carburante, grazie. Ah, pieno? Bene. Giusto così. Adesso faccio a pezzi pure questa macchina, che i pezzi ci servono.
Ah, è pieno, tra l'altro. Madonna, che ansia. In tutto questo però a me serve il plasma. In realtà ne ho preso solo uno. Sto facendo a pezzi macchine. Ragazzi, io continuo a sentire rumori, però non mi piace che cosa. Basta, per favore. Magari non ci entro lì, eh. C'è una torcia. No, no, no. The fuck? Dumpster Pearl. Prendi tutto. Vai, vai. Prendi tutto, prendi tutto. Non sto nemmeno guardando cosa sto prendendo, però l'importante è prendere tutto. Anche te qua sopra. Grazie. Cos'è questo? Cibo, bene. Cibo in scatola, che mi dà vita. Teorie 3. Ah, ok, lo legge automaticamente. Perfetto. Va bene. C'è altro? Parrebbe di no. Ah, questa è una pietra. Sì, e queste sono radiazioni. Non mi pare proprio il caso. Non si può lottare, sto a posto? Ok, ok, me ne vado, me ne vado. Ma siamo sicuri? Eh no, vedete che c'è un po' di roba. Però non ci si arriva. E allora basta, direi, perché mi sto... Di nuovo sapore metallico. Nam 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 nam. Qualcosa mi dice che ho perso 5 anni di vita. Ok. Che succede? Ho sentito rumori di emergenza. Vabbè, fa niente. Let's go. Siamo in discesa. Siamo in discesa. Siamo in discesa. Stiamo andando fortissimi. Cos'è sto coso? Non mi interessa. E questa che cos'è? Ah, è una di quelle cose che mi diceva prima che mi fulminano se mi avvicino. So cosa devo fare. Martello da impatto. Caricalo, caricalo, caricalo. Canziona. Aia, aia. M'ha fatto malissimo. Ragazzi, m'ha fatto malissimo. Maledetta te. Però l'ho disabilitata. Ok, è abbastanza semplice come cosa. A parte che mi ha bruciato i peli del... Vabbè. Si fa un po' di off-road, signori. Un po' di off-road. No, troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Non so, ha iniziato a far rumore, quindi... Spengiti, grazie. Vai, corri, corri, corri! E niente, mi ha fatto di nuovo. Vai, andiamo direttamente anche a questa. Questa è una Spark Tower. Ah, sto giro non ho mai fatto troppo male. Well, looks like you're near one of the old guerrilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. Ok, siamo vicini ad una antenna di guerriglia. Ho detto, ci sono pezzi, vai. Dobbiamo cercare un'antenna sopra una collina. Me l'ha marcato qua. Me l'ha già marcato lei, non vedo perché. Quindi noi siamo stati qua, adesso dobbiamo fare tutto sto giro. Vabbè, tanto è questa la strada, quindi non è che c'è tanto altro da fare. Ah no, è la cosa che ho appena... Macchina, dove vai? Scusate, scusate. Vabbè, tanto sto mondo è già a puttane, quindi... No hope. Grazie, molto rassicurante. No, eh? Tu te ne stai lì, io me ne sto qua. Vai. Introductions. Tu stai buono laggiù.
Cos'è successo? Ho sentito rumori. Ragazzi, mi piglia l'ansia. Vai, spacca tutto. Grande. Oh, ma è una torcia. No? Giuro, non vedo niente all'interno. Sono certo che quello prima non fosse lì. Questo è un bollard. Sì, ma c'è qualcosa laggiù che mi fa venire un'ansia della Madonna. Che tra l'altro si chiama pure rapitore, quindi giustamente c'ho l'ansia. Mannaggia. Oh, vediamo di lottare velocemente, che non mi piace stare qua. Sì, 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 bene. Fuori. Mi voglio allontanare il più possibile da sto coso qua. Scomparso, ma che cazzo sta succedendo? Oh. Vedi entrare dentro, che mi sento un botto al sicuro dentro la macchina. Ok. Quindi noi adesso siamo qua. Ah, devo andare un po' più in qua. Ok. Andiamo, perché ci sono altre strutture. Ok, ok. Let's fucking go. Anche se mi stai dicendo che non devo andare. Ma non fa niente. No, 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 no. Qua c'è del plasma. Qualcosa mi sta inseguendo, vero? No, 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 no. Parliamone, bro, parliamone. Parliamone. Scusa, scusa. Puoi evitare? Ascolta, io faccio i cazzi miei. Tu fatti il tuo, mi raccomando. Ok, no, non si vuole per niente fare i cazzi suoi. Dammi il plasma. Il plasma, dammi il plasma. Tu levati dalle palle. Maledetto stronzo. Mi sono preso un colpo, ragazzi. Levati, levati. Oh, non andare dalla macchina. Lascia stare la macchina. Che ancora devo finire di pagarla, che c'ho il finanziamento. Ma m'ha incollato la macchina. Me l'ha lasciata sui mattoni. Ah no, ok. Ma no, io sono qua dentro, che cazzo vuoi? Dammi le cose buone. Inventory full. Bene. Bene, 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 vai. Arraffa tutto, arraffa tutto. Che sicuramente ci serve questa roba. Vai, 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 vai. Posso costruire un Porsche adesso. Posto? C'è altro? Non c'è altro. Bene, 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 bene. Via, 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 via. Abbiamo trovato altro plasma, fantastico. Vai, mangia. Mangia la Smith. Ok, benissimo. C'è altro qua? No. Fantastico. Via. Sti abductor mi fanno venire un'ansia. Li odio già. Li odio già. Basta. Io vi giuro, il B&B in mezzo alla foresta, così non li prendo più. Pieno di sta gente strana. Prendo a mano. Devi lasciar stare. Devi lasciar stare. Non mi fermo nemmeno a prendere quella macchina, guardate. Però c'è roba buona. Cazzo, eh. Ho preso un colpo. Sembra un po' più tranquillo qua. Vai, 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 vai. Ci sono sti cosi che sbucano dal terreno. Mi si è spaccato lo scrap. Come avevamo pianificato praticamente a sto punto, perché l'abbiamo seguita proprio. Madonna. Eppure lo sento proprio da una parte il rumore. Per questo mi fa venire l'ansia. Ma se io tipo volessi fare, non lo so, battery putty. Dai, ceiling kit, fantastico. Crude door, crude bumper. Vai, crafta. Anzi, beh no, giusto. That radio station's up on a hill somewhere. Ok. Eyes to the horizon. Ah, ok, rear bumper. Bene. Ora. Crude door. Che mi servirà per questo, bene.
Ecco, ecco, molto meglio. E poi uno. Un pannello. Due pannelli. Bene. Due pannelli. Craft and craft. Ahia. Yeah. Quindi uno va qua. Altro lo prendiamo e lo mettiamo qua davanti. Questo è un aggiornamento. Sì. E adesso buttiamo tutto di qua. They tricked us. Ci hanno ingannato. In cosa ti hanno ingannato? Se questa fosse una prop hunt, probabilmente sparerei a quello. Vai, apri. Locate the radio station. Ok, ha cambiato l'obiettivo. E vi dirò che in realtà, cioè, adesso faccio a pezzi questa qua, ok, però poi basta perché ce n'ho parecchi di materiali. Sì, però non si vede niente. I flare sono un pollo. Che deficiente, non c'è bisogno delle torce, cioè i flare. Ce n'avevo da vendere, mannaggia me. E ora capisco perché ne ho trovati così tanti. Perché si consumano altrettanto velocemente. Yeet! Andiamo. Anzi, prima mi faccio un altro piede di porco. Vai. Aspetta un attimo, scusi. Bene. Ma in realtà ci butterò dentro anche la flare gun, che tanto non mi serve a niente. Questi li organizziamo bene su così. Perfetto. Andiamo. Cosa sto sentendo? Distrai un'anomalia con una fonte di luce. Senza nemmeno volerlo l'ho fatto. Ma ok, benissimo. Ma non spengo nemmeno la macchina, sinceramente. Ma chi te l'ha detto? Ma vieni qua. The fuck is that? Oh madonna. Ah, fuel barrel. Posso prendere carburante. Ok, quindi i barili gialli sono di carburante. No, 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 no. Vai, 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 vai. Vai, let's go, let's go, let's go. Meno male che non ho spento la macchina. Ah. Ok, dove devo andare? Scusa, scusami. Ok, let's go. Velocissimi. Ok, va bene. Ui. Mi si era attaccato l'ABS. Ok, questa cosa qua mi fa venire un po' d'ansietta. Posso prendere? Dopo la accendo la radio, perché sinceramente tutto è meglio di sto rumore di sottofondo che mi fa venire un po' d'ansia. Grazie. E devo dire, l'ambientazione fa il suo sporco dovere. Proprio sporco, effettivamente, il dovere. C'è niente. Andiamo dentro di qua, allora. Da Big Dance. Grazie. C'è qualcosa qua? Una coca, un panino, un qualcosa. Niente? Utile. In realtà le coche ci sono. Mi posso? Ah, un frigorifero. Oh, c'è davvero. Bene. To be honest, non molto utile, ma ok. Struttura. Soprattutto plasma. Non so perché adesso sono fissato con il plasma. È tipo la mia ragione di vita. Anomalia. Vai. No scan detected. Tourist. Hi Christina, how are you? Va bene. Turns out abandoned. We also have... Praticamente sono questi
Questi manichini che appaiono dal nulla. Fuck. What the fuck? What the fuck? Ok, sapete cosa? Fuck it. Prendiamo. Stavolta magari la mappa la guardo dopo. Cioè prima, scusate, non dopo. Ok, andiamo qua. Maledetti manichini. Siamo arrivati? Yes, sir! Sarà di qua. Pongo di sì. Ciao! Cioè, ciao, non mi cagare di pezza, grazie. Eh sì, perché si sale, le antenne stanno in alto, quindi sì, sicuramente di qua. Io avevo come l'impressione che non ci sarebbero state macchine in giro dove prendere pezzi. Ogni 2 metri c'è una macchina, mi stavo continuando a fermare, a fare l'accumulatore seriale praticamente. Mi sembra che siamo arrivati in piano. Eccoci arrivati. Antenna, yes. Secondo me questa è un'antenna. Spegniti pure, grazie. Puoi anche uscire, questo intendevo. Oh, yes. Lutta, lutta, lutta tutto. Quella lì è l'antenna. Prima che parta qualche tipo di evento, fatemi fare un giro attorno, va. Vai, chiappa tutto. Non si entra nemmeno di qua. Madonna, ma è pieno sto coso. Ok, vai. Broadcast transmitter. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. Ok. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. Comodo così, eh. Device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about LIM technology than you need to know. Allora, prima ho letto LIM. LIM sembra essere questa azienda, non lo so, che ha fatto partire questa tecnologia che poi in realtà ha causato l'instabilità. E ci sono queste ancore che rendono stabile la zona. Ci serve un'ancora per caricare l'arc device, che è quello che ci serve per tornare indietro. Però Oppy non mi dice niente. Maledetta Oppy. Sì, dove vado se non accendo? Oh, però questa è una missione compiuta. Secondo me ci meritiamo un po' di radio. A tiny test. Hey, Oppy, look, I keep thinking... The way you're helping our friend here right now seems positively helpful. Okay. Right. Seems like me. You're looking Vogliono riappacificarsi. The only thing I want to look at is a 12-year-old whiskey. And the back of this breacher's head when I send them packing. But isn't it worth non ci vuole proprio da ste parti. Non ci vuole proprio. Can't think of a worse way to spend my time. Madonna, simpaticissima. I've seen you manipulate waveforms with your right hand and knock back a double with your left. Or am I to understand you've lost your touch? What I'm understanding is that you won't shut the hell up until I test this remnant. Lasciami stare. Yeah. Lasciami stare. Fine. Okay. Stop crowding my frequency. What? Wait, really? Oppy, darling, you've never given this easily. What's going on? Francis? Spaccato qualcosa. Yes? How have you not thrown him to the bunnies by now? 80 years old and only getting sharper by the day. Mica, 80 anni, Oppy. Wow. I'm giving you 10 seconds to get out of my... Allora, ho imparato che sono delle mine praticamente questi qua. Ok. Ma mi pare di capire che i manichini siano tipo delle mine qui. No, che peccato, la musica rimane solo in macchina. Vabbè, fa niente. Che cos'è questo?
buono. Cosa abbiamo qua? Vai, prendiamo tutto. Oh, ho trovato un MRE. Perché mi dice che tutto è bloccato e che lo devo sistemare con un impact hammer? Non mi pare. Preso tutto? Preso tutto. Dobbiamo andare di qua. Bella. La voglio toccare. Buona qua, macchina. Take the anchor. Orca troia, è un attimo radioattiva. Un attimo proprio. Glowing balls of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. They haven't exploded in anyone's face recently. Ok, non sono esplosi in faccia a nessuno di recente. Va bene, allora. Vieni con me. Ok, qualcosa mi dice che non va bene questa cosa qua. Vai, vai, vai. Vai, metti dentro sta ancora. Perfetto. Ma adesso è radioattivo anche a fianco a me. Mi sa che non è stata una grossa idea. Ok, va bene. Ce ne andiamo, ce ne andiamo. Scusa. Ah, ok, grazie. No, no, porta via la macchina, da bravo. Che mi sia ribartata. Puoi portarla via, per favore? Come, cos'è successo? Mi si è ribaltata. Va bene. Get hit by... No, oh, lasciami stare, lasciami stare. Lasciami stare. Per favore, ragazzi. State esagerando così. Mi state spaccando la macchina. Per favore, è l'unica che ho. Devo entrare. Per favore. Per favore. Fuck. Ok, secondo me può succedere di nuovo. Quindi devo soltanto aspettare che qualcos'altro lo riprenda. Prendi la macchina, non prendere me. Prendi la macchina. Grande, prendi la macchina. Eccoli, no, ok. No, la mia macchina, pezzo di merda. La macchina. Ma ha rubato la macchina. Ha fatto la macchina. Bastardo. Me l'ha girata, ok, però me l'ha distrutta. Lascia stare me. Oh madonna, cosa ti hanno fatto, macchinina? Vediamo di levarci un po', va. Questo non è più disponibile. Ah, ok. Cosa devo fare? No. Fammi indovinare, questo da sta parte. Ok. Sì, ok, è di là, è di là. Andiamo, andiamo, andiamo. Via, scappa! Oh, oh, fuck. Sto andando un po' troppo veloce così. Vai, vai, vai. Secondo me è di qua. Ok, evita l'albero. Evita tutto possibilmente. Ok, è quello. Vai così. Quanto sto andando? Troppo. Ah!
Vai, 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 vai. L'ho messa di traverso. Non ho capito niente negli ultimi 5 minuti, vi giuro. Sì, infatti ho preso anche dei danni alla macchina. Vai, vai, vai. Entra nel microonde. Vai così, non incrociate i flussi. Ah! Abbiamo fatto. Adesso scopro di aver perso. Cosa è successo? Oh, bello sto Uber comunque, 5 stelle. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there've been rodents, but it's not like it's completely. Grazie, siamo i primi esseri umani che sono entrati lì. Bene. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Ok, sì, effettivamente abbiamo trovato un casino di roba. I'll let you use my fabrication station for now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. Devo costruire cose. Magic, so bring back as many as you can. E devo rubare le ancore. Quindi dobbiamo aprire questa zona qua. Vai. Assolutamente, signora. Yes! Che cos'è sta roba? Fantastico. E quindi? In dubbio, apriamo anche la porta. Grazie. Ah, posso entrare anche da qua. Apri. Bene. Ok, devo assemblare cose. Antenna. Stable energy. Materials needed, c'ho tutto. Confirm. Ah, così? Fatto? Posso solo trasportare. Devo installare l'antenna sul tetto. Come? Ah no, sul pensavo sul tetto della macchina. Come ci arrivo? Dove? Da dove? C'è una scala? Ah, c'è un'intera impalcatura. Ah, grazie. Mettimi un po' di musica, per favore. Vai. Figata. Ci sta. Fantastico. Bene, ora car maintenance. Installa un freno a mano. Prendi il freno a mano da qua, dall'armadietto. Wow. Ok, fammi indovinare, solo in mano. Crude panel, crude bumper li ho già messi. Prendo tutta sta roba. Hand vac, non so cosa sia. Inventory full. Ma il cibo in realtà non mi serve, quindi. Bene. In the engine bay devo installare il freno a mano. Figata. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. E dove la svuoto io, scusami? Cerca nel cassetto della spazzatura qua. Parlami. Che cos'è? Cosa mi stai dando? Trunk. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look. Non sto capendo. Peeping through my garage. Okidoki. Quindi mi serve un battery jumper. Devo caricare tutto e riparare la macchina. Vai, carica. Tires in good conditions. Fammi prendere il putty. Vai. Ripara. Find your way to town. Devo cercare roba, ok. Sì, questo qua è il coso che mi ha ribaltato. Lo stronzo di prima. Vai, vai, vai. Utilizza un po' di sbobba. Vai così. Ton ton. Come nuova. Non è vero, devo ripararla. Ma sì, ma fa niente. Andiamo così. Boh, macchina riparata, noi siamo a posto. Fantastico. Cosa devo fare? Find your way to town.
E sarebbe? Ah, aspetta. Devo utilizzare il pannello. Ready to make this remnant verification a one and done thing? Cristo, c'è un botto di boss. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. Okay. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. Okay. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the Devo energy readings are off Cappy. The roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so your call. Mi pare di capire che sto andando. Devo andare qua. Che è Damp Forest. Instabilità bassa, ma non come prima. C'è poco carburante, tante macchine, poche strutture. Un po' di poche radiazioni. Instabilità varie. Pericoli, insomma. Che junction conditions. C'è un pollo, non lo so. Che succede? Town center, ok. L'ho letto ora. Va bene, let's go. Andiamo. Devo raggiungere Sierra. Devo andare qua di nuovo. E poi andare oltre. No. Backroads, remote damp forest, outer zone. Perpetual stability. Ah, ok. Le colombe vuol dire che si sta bene, sostanzialmente. Che succede? Quindi io sono qua. Ah, ho capito, ho capito. Va bene, andiamo di qua e poi a destra. E si va oltre. Piove. Va bene, però. Ci sta. Farà atmosfera. La radio. Oh, you know what my favorite remnant was? The record player. Ci racconta qualcosa. You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time it was my fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, had a girl? Oh boy. Hey. Sta raccontando una storia. Of all the legends, of all the stories that have spawned in the zone, trust me, there are so many. Remnants, one of the best. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast-off things that were imbued with strange properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty can of paint that produced every color in existence. Un microonde che funzionava al contrario. So out of place that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Tobias mentioned that the remnants bind themselves to people. Okay. The cars done with you, and how that led to obsession. These obsessions always started innocently. A sudden interest in model train sets or collecting old road signs. The objects themselves would exhibit anomalous properties, but what didn't in the zone, right? That in itself wasn't cause for alarm. But these fixations would only grow worse until its victims could think of nothing else but the remnant. Sto facendo male. And they always ended with spiraling into madness and disappearing in a mad chase after something. Sorry, okay. It doesn't sound fun, but... Better to know what you're up against. Could the remnant's victims still be out there somewhere? I mean, we never heard from them again, but it doesn't mean they all died, right? If the madness didn't kill them, the zone did. Anyway, it's been 20 years since the last remnant sighting. We thought they were long gone. Until you found the car. Ok, praticamente i remnants non fanno altro che consumare la salute mentale dei... delle persone a cui si legano. Vai, spacca, spacca, spacca. Okay. Mi si è spaccato il martello a impatto, mannaggia. Vai, parte 3. No, ancora non li sento. If only we knew where remnants came from, then we'd have a place to start on how to help you. This is no typical anomaly.
Non posso fare un impact hammer. Ho spento la macchina. Andiamo, andiamo. Purtroppo non ho nulla per fare un martello a impatto. Spero di avere abbastanza invece per fare uno scrapper. Quello sì. Bello però, bello bello. Devo stare un attimo attento perché mi si danneggia tutto. Ok, qua c'è un po' di instabilità qua. No, devo uscire. Che peccato, era bellissima sta canzone. Allora, lì c'è un'ancora. C'è anche altro. Vediamo se posso prendere qualcosa. Vai. Via, 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 via. Ho appena abbassato la stabilità della zona. Ok. Bellissima sta canzone. Gateway to Close. Vai. Dobbiamo andare un po' off-road. Devo trovare un buco nel guardrail. Bella sta canzone. Ma potrei fare un giro così e basta. Vai. Oh, 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 piano, cowboy. Non la tengo. Ah, tra l'altro è aumentata l'instabilità nella zona, quindi si è messa di traverso da solo. Ho preso un po' di danno il cofano. Ho preso un po' di danno tuttora. Piano! Piano! Ok. Sono quasi. Che cos'è? Scusate, cespugli. Cosa sei? Mysterious Audio Records. Storia sulla LIM. Ah, Ophelia è della LIM. Quella che ci parla alla radio. Ma questa è un'ancora. The year is 1955. Okay. Dr. Ophelia Turner is standing next to President Koch, the top of her head barely clearing his shoulder. Okay. She stands, stiff back. Her hazel eyes are fixed on the glass and steel chamber in front of her. She does not appear to breathe. Qua dobbiamo andare. A ball of light appears out of thin air. The sight is tremendous. A lightning bolt frozen mid-strike, and the reaction immediate. The gathering audience roars with excitement and spontaneous applause. On Dr. Turner, only a tightening of her lips indicates that she hears the audience at all. Dr. Turner and President Koch pose for a picture, and she does not smile even then. That picture is the image splashed across newspapers and science journals for the next decade. The fuck? That's the robot. They called her the angel of a new age. Error. Wow, wow, wow. Che succede? Che succede? Oh madonna. Ok, cosa sta succedendo? Oh.
Morite. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? Allora, due cose. C'è della storia e l'ho capita, adesso ve la dico. C'erano quei cosi che erano Broken Bunnies. Oh mio Dio. Ah. C'è una zona di instabilità su mappa, si vede. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. Oh mio Dio. Oh, questa è stata brutta. Ai ai ai. Ok, abbiamo preso dei danni. Non pochi, tra l'altro. Però mi sembra di capire che siamo arrivati al punto per andare oltre e raggiungere la città. Wow. Wow, davvero. Eccoci. Allora, praticamente, Ophelia, che è quella che ci parla, è stata una dottoressa della LIM, che è l'azienda dietro, purtroppo, l'instabilità. In realtà dietro la tecnologia che ha causato l'instabilità. E lei era vicino al presidente, suppongo, degli Stati Uniti a questo punto, proprio per presentare la tecnologia. Wow, sta mappa. Drive to a scenic overlook to get a view. Dove sono io? Qua. Ok, fatemi fare un attimo un'idea della macchina come è messa. Oltre al fatto che mi sono preso di quegli schiaffi io da aver paura. Ma in realtà sembra essere messa bene la macchina. No, ok, qualche colpo l'ha preso. Ce l'avrò del repair patty? Sì. Pensavo peggio, sinceramente, dopo che ho preso quell'albero tipo a 100 km orari. Però, meglio così. Ok. Wow. Che figata. Magari la evito quella. Ok, ok, andiamo, ci siamo quasi all'obiettivo. Driver, are you sure about this? Ma che cazzo ne so io, ragazzi? Ma oh, io mi sono trovato qua. Look at those radiation spikes that Colossal Cappy is still giving off after all these years. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. I get you, Francis, but Oppie's got a point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Scusate, ma... This isn't about science. It's a good plan. Merda, c'ho una ruota a terra. Sealing kit. Serve gomma che non ho. Oh. Ho decisamente bisogno di lottare un po'. Ti prego, dammi gomma. Vai, 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 vai. Mi si rompe adesso lo scrapper. Devo assolutamente fare uno scrapper con... Eccolo qua. Bene. E il sealing kit adesso altra go. Ma... andiamo avanti. Andiamo avanti. Non ci preoccupiamo troppo. Non volevo spegnere la macchina decisamente. Dai, siamo giusto a un tornante di distanza. Sento la ruota che intanto si sbrindella proprio. Che ansia, tra l'altro, e no...
Lo sto guardando laggiù. Madonna, oh ragazzi, c'ho l'ansia, ho visto delle cose. Uff, meno male che ho fatto la scrapper comunque. Mi serve della gomma, per favore. No, questo non mi darà gomma, ma ok. Da plastica, ma non gomma. Ah, in realtà sealing kit, bene. Vai. No, 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 che cazzo stai combinando? Sealing kit. Ah, com'è nuova. Cos'è sta robetta qua? E perché mi viene tanta voglia di toccarlo? Aspetta. Glittering boulder. Non lo so, ma c'ho un po' di ansietà, quindi non lo tocco. Ok. Calma. Bello quell'arco di plasma laggiù. Sono certo che non sarà nulla di negativo. Che dite, mi prendo un'altra ancora di stabilità? Ma sì. Alla fine perché non dovrei farlo? Va bene. La prendo e me ne vado, giuro. La prendo e me ne vado, giuro. It's a prank, bro. Ok, 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 me ne sto andando, me ne sto andando. Vado, 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 vado. Oh, wow. Scusate, non lo faccio più. Non è vero, lo rifarò. Intanto c'è la musica sotto. Sierram, welcome to Sierram. Lo faccio, lo faccio, lo faccio. Lo faccio! Potrebbe non essere stato il massimo delle idee. Ok, vediamo se c'è qualcosa di utile da ste parti. Di nuovo nulla. Ma prendete in giro. Ah no, ok. Vai. Nient'altro. Aha, invece sì. Ed è finito. Ah, io devo andare là, secondo me, ok. Ok. Piano. Ma scusate, perché devo seguire la strada? Andiamo dritti. Non lo so cosa sta succedendo, vedo triplo. Probabilmente no. E onestamente non so nemmeno se voglio farlo. Ah, ecco perché c'era la strada, perché a un certo punto va seguita. Ci stiamo danneggiando leggermente, eh. Mi si è bruciato qualcosa? Non riesco a capirlo. Non si vede niente. Non si capisce nulla. Aumentiamo un po' la radio. Ti aumento un po' il volume della radio per coprire l'ansia. Esatto, così, grazie. Potrà lottare questa. Fatemi controllare. No. Ok, va bene. Bellissimo, perché davvero apocalisse fuori, io musica. Adoro. Qua secondo me c'è qualcosa di lootabile. Tieni la porta aperta. Grazie. Anche di qua, tieni la porta aperta che voglio sentire la musica.
Resource. Lead shielding. Ah, c'è del piombo, bene. La protezione di piombo. Bene, bene, fai a pezzi tutto. Sì, grazie, fa niente che era roba utile, non mi interessa. Ci siamo. Vorrei lottare un attimo qua prima di andare. Peccato per la musica. Mi mettono un'ansia quei manichini, vi giuro. Chemical per... Oh, un gas cylinder. Posso fare un altro martello a impatto. Black paint. Bene. Suppongo che ci sia anche la personalizzazione a questo punto, se ho trovato della... Per... Mi sono visibilmente spaventato perché quello non era lì. Wasn't there an old bridge around there somewhere? Maybe that'll get you the height you need. Fuck, ma questo è un altro. Raga, ma si spostano! Giuda, mi sono preso un colpo. Si spostano, mannaggia loro. Cazzo di ansia. Mannaggia, oh. Serve un martello a impatto. La dovete finire, oh, voi la dovete finire. Here. Bene. Mannaggia, oh, mi fan venire un'ansia. Oh, mannaggia, mannaggia. Vedete, si passa dall'essere tranquillissimi perché stai guidando all'avere un'ansia della Madonna perché dei cazzo di manichini hanno deciso bene che devono spostarsi. Ok. A posto, a posto, a posto. Oh, vi giuro, mi si avvicinano sempre di più. Ansia. Andiamo avanti. Non avevo la macchina accesa, dove vado? Ok. Car still not close enough to Cappy. What now? Ok. How about launching the car into Cappy's core? Come, scusa? I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say, what's an experiment without some risk of total annihilation? Cosa? Who says that exactly? Nessuno. In no way, shape or form should we be doing this. Ovviamente lo faremo. You know, if it's the only way, you got this kid for it. Ma voi siete dei cazzo di malati, comunque. Sì, sì, siete decisamente dei malati. E io più di voi che vi do ancora retta. Andiamo. Vai, spacca tutto, spacca tutto. Wow! What? Abbastanza. Aia.
it, you piece of crap! Come back on already! Look, can you hear me? Cappy fried my transmission systems. Thought I lost you for a moment. Well, it all worked out, didn't it? No! The gate got you out, and it looks like the ARC device is still intact with all the data it's recorded from your drive. And my plan worked. Cappy amplified the car signal and it matches. Looks like Tobias and Francis found their remnant after all. Okay, abbiamo la conferma, è un remnant. What they've been saying is true. The remnants drive their victims mad. Maybe that car, having sat dormant for this long, will give you a little more time. Sorry, I don't have better news for you. I'm still game to get you out of here. The faster you leave, the longer you'll have to enjoy the rest of your sanity. Ok, quindi la macchina è dormiente in questo momento. Why don't you head back out and chart some more? You can get in touch with Tobias and Francis while you're out there. Ah, ok, praticamente mi ha detto esci e fai cose. Esatto, esplora. Va bene, riparo un po' la macchina in realtà. Take another drive, ok. Ok, paint shelf, va bene. Quanta roba. Connected. Status monitor. Ok, c'ho una ruota semidistrutta. Cosa mi puoi dare? Bene, vetro. Metallo. E metallo. Nient'altro? Ok. Carica la batteria. Ripariamo la macchina. Magari lo faccio un po' di repair potti invece che consumare quello che ho con me. Vorrei anche capire un po' cosa sono quegli difetti che mi dà sulla macchina. Crude door. Qual è il problema? Serve il sealing kit. Ah, non l'avevo scansionato ancora. Va bene. Tanto c'è la musica bellissima. Fatemi alzare un po' il volume. Vai, alza. Bellissimo. Vai. Ok, facciamo il sealing kit. Con un po' di musica intanto. Quindi ripara. Minchia, ne uso una. Ne usa una alla volta. Anche qua. Qual è la ruota che va riparata? Oh yes. Ripara tutto. Tutto. Perfetto. Repair putty. Ripara tutto. Mamma mia, la musica bellissima. Ne ho presi di colpi, con il frontale. Ok. Questa a posto. Questa va riparata. Un po' di questo anche, yes, please. Macchina riparata, ricarichiamo di nuovo. Perfetto. Build a detailing station to use cosmetic items. Detailing station. Metal destruction. Servono 4 gear. Facciamolo subito. Ah, ok, qua. Vieni con me. Build the detailing station to use cosmetics. Ok. Sì, ma dove si costruisce? Detailing station, eccolo qua. Vai. Patent pending. Deconstruction kit. E lo posso installare qua.
Ma che figata, ma si migliora anche la struttura. No, è bellissimo comunque il fatto che ho la radio accesa, la macchina con tutto aperto. Cosa mi fai fare qua? Non mi ha dato niente. Ma non mi ha dato niente. Cosa mi dai di bello? Dei flare perché ho appena buttato i miei praticamente. Vediamo. Dammi... boh, questo. No. No, plasma no. No, dammi questo. Ok, vai. Deconstruct resource. Sì, ok, ma cosa mi hai dato? Non capisco cosa mi abbia dato. Vediamo cosa... cosa dice. Ah, tipo... mi dà proprio pezzi. Quindi devo metterci pezzi di macchina proprio. Ecco, appunto. Wow, e quanti ne dà, tra l'altro. Ho capito, ottimo. Comodo. Molto comodo. Bene, bene. Adesso devo fare la cosmetic detailing station. Confermo, vai. Detailing station, dove la installiamo? Adoro sta musica, è bellissima. Qua. È un frigorifero. Più o meno. Detailing station. Cazzo. Pensavo di avere qualcosa da poter mettere, invece no. Aspettate, forse ce l'ho qua. The Golden Dumpster, eccolo, infatti. Eccolo qua, The Golden Dumpster, install. E dove sarebbe esattamente? Eccolo qua. Che carino. Bello, bello. E niente, rimane soltanto da uscire. Ok. È il momento di ridurre un po' il volume, gente. Anzi, vi dirò di più. È il momento di salutarsi. Eh sì, gente, perché direi che ci siamo. Sono fatto un paio d'ore abbondanti, in realtà. Oh, bello per ora. Non ci capisco nulla, però per ora è davvero bello. Fatemi togliere le cuffie un attimo. È stato impegnativo, decisamente, però bello. Mi è piaciuto davvero tanto. Cioè, per adesso mi sta piacendo. Ci sono sicuramente 100.000 cose da fare e penso che le esploreremo tutte. Niente, io mi sono divertito parecchio. Spero che anche a voi stia piacendo e fatemi sapere se volete che effettivamente continui. Se non vi piace, chiaramente ammolliamo qua. Però mi piace, secondo me c'è tanto da esplorare, tanti miglioramenti e non vedo l'ora, sinceramente. Penso che lo registrerò ancora molto presto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e del gioco in generale. Unica pecca, se posso, il fatto che non sia stato tradotto. Mi dispiace perché la storia sembra anche molto bella, però sono preso tipo da guidare e non riesco a tradurre al volo. Però, a parte quello, mi sto divertendo tanto. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio tutti tantissimo per avermi seguito, sono Gold e ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.